Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con IV Live Focus. Oggi incontriamo il consigliere regionale di Italia Viva delle Marche, Fabio Urbinati, candidato ancora per un ruolo nel consiglio regionale alle elezioni che dovrebbero tenersi il prossimo settembre nelle Marche. Benvenuto Fabio, buonasera. Buonasera Patrizia, benvenuti a tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano. Grazie mille di essere con noi e allora andiamo subito al sodo. Qual è l'obiettivo elettorale che si propone Italia Viva nelle Marche? Guarda, l'obiettivo elettorale che si propone Italia Viva è molto semplice. Noi siamo convinti di avere dei numeri molto importanti e soprattutto siamo convinti di essere abbondantemente sopra ai sondaggi nazionali, perché vedi Patrizia, io credo che quei sondaggi non danno assolutamente giustizia per il lavoro che Italia Viva sta facendo in Parlamento, un lavoro decisivo soprattutto per quanto riguarda dei temi a noi cari, come ad esempio le infrastrutture, come ad esempio la ricostruzione del centro Italia, ma soprattutto anche nelle Marche come provvedimenti. Siamo due consiglieri regionali e ieri siamo riusciti ad approvare, questa diciamo la notizia che diamo, perché stamattina ero impegnato, non ho fatto neanche il comunicato stampa. La Regione Marche ha approvato, ha dato il via libera al MES perché noi, come Italia Viva, abbiamo giustamente detto e abbiamo proposto in tutti i consigli regionali questo atto, perché è giusto che le regioni, che sono coloro che gestiscono il 90% della sanità, perché fanno tutte le regioni sulla sanità, lo abbiamo visto ora con il Covid, è giusto, secondo me, che le regioni si esprimano e non lascino solo al Parlamento questa decisione, perché sinceramente qui l'atteggiamento di alcune forze politiche sovraniste, guarda caso, non è assolutamente accettabile per un finanziamento così importante che andrebbe a sanare molte pecche che il Covid ha messo in evidenza nella nostra sanità. Parlando di Covid, le Marche all'inizio sono state una delle regioni in proporzione più colpite, tanto è vero che Pesaro è stata una delle prime zone ad essere dichiarata zona rossa, salvando fra l'altro il resto della regione. Oggi si registra ancora qualche caso, ma come ha retto la sanità territoriale? Guarda, vedi Patrizia, hai detto bene, le Marche furono inserite nella provincia di Pesaro, il pesarese insieme al riminese, erano una delle tre zone rosse, il Basso Rodigiano, il Veneto, quattro zone rosse e il Piacentino per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, poi 2 giorni dopo si entrò nel lockdown totale. Noi, per far capire come ha impattato il Covid-19 nella regione Marche, utilizziamo un parametro. Nelle Marche abbiamo ad oggi 890 vittime, 980 vittime purtroppo. E un parametro di riferimento è che la SARS, che circa 10 anni fa tanto terrorizzò in tutto il mondo, in tutto il pianeta non fece più di 900 vittime. Quindi solo nelle Marche abbiamo avuto più vittime della SARS in tutto il mondo. Questo dà l'idea dell'impatto che su una regione di 1,5 milioni di abitanti questo virus ha avuto. L'abbiamo vissuta in prima persona ed abbiamo vissuto una situazione che è un po', diciamo, nelle corde e nel DNA della Regione Marche, perché la Regione Marche spesso, questo è anche uno slogan che noi abbiamo sempre utilizzato, l'Italia in una regione. La Regione Marche è una regione piccola, molto piccola, 1,5 milioni di abitanti, ma ha le caratteristiche sostanziali, insomma, di quelle che sono le peculiarità del nostro paese. Noi abbiamo avuto una regione a due velocità. Il nord, le province soprattutto di Ancona e Macerata, che sono state tra le più colpite in Italia, e il sud della regione, come è avvenuto nel sud Italia, dove il Covid, grazie al lockdown, questo ce l'hanno detto anche, diciamo, i nostri esperti, i nostri virologi a livello regionale, il sud delle Marche è riuscito a contenere questo aspetto. Ed è stato molto importante perché le strutture sanitarie del sud delle Marche, che erano meno gravate, meno pressate, diciamo, da quello che succedeva nel nord delle Marche, sono andate in soccorso delle altre strutture e lì ci fu una scelta, era il 13 di marzo, praticamente noi Patrizia in questa regione di circa 19 ospedali che abbiamo, 9 furono trasformati in ospedali unicamente Covid e noi crediamo che questa sia stata una scelta importante. Oggi abbiamo solo 2 persone in terapia intensiva e purtroppo stiamo valutando, ma le autorità sanitarie stanno vigilando con estremo rigore e si stanno riaccendendo dei piccoli focolai. Siamo stati interessati da quei contagi della comunità cingalese, siamo stati interessati da alcuni contagi presso l'Hotel House, è una struttura che si trova a Porto Recanati, in provincia di Macerata, che
arrivò, diciamo, frequentata, è una struttura dove principalmente vivono stranieri extracomunitari, ma che ebbe modo di andare agli onori della cronaca nazionale quando Salvini disse che con una ruspa, insomma, voleva buttare giù questo palazzone di circa 20 piani, ma poi sicuramente non se ne è fatto nulla. Ecco, questa è la situazione delle Marche. La regione è ripartita e ripartendo, insomma, vengono a galla quei problemi che conosciamo benissimo e che sono, diciamo, purtroppo patrimonio negativo di tutto il nostro paese. Facendo un passo indietro, tu prima hai parlato di infrastrutture. Allora, la viabilità e le infrastrutture sono un nodo dolente del territorio, fra l'altro. Fra ricostruzione post-sisma e nuove strade, dove si deve andare? Cosa si deve fare? Guarda Patrizia, io do atto a Italia Viva, io, se non sbaglio c'eri anche tu, io all'Assemblea Nazionale che facemmo il 2 Certo. febbraio Cinecittà Roma feci proprio un intervento all'Assemblea Nazionale proprio interamente dedicato alla ricostruzione post-sisma del centro Italia. Però questo insomma ci fa fare un passo indietro su problematiche che c'erano già prima del sisma. Noi stiamo vivendo in questi giorni un vero dramma infrastrutturale. Noi abbiamo l'autostrada 14, che diciamo è la dorsale adriatica, è l'unica che attraversa la regione Marche da nord a sud e viceversa, che già nel 2018 fu interessata nel tratto sud, che è la zona poi dove io risiedo insomma in provincia di Ascoli Piceno, a San Benedetto del Tronto, che è attraversata da due uscite dell'autostrada 14. Ci fu un incendio in una galleria che comportò gravi problemi strutturali a questa galleria. E abbiamo avuto dei blocchi che sono durati circa un anno, ma dei blocchi che causano, insomma, percorrenze fino a 6 ore per fare 100 km, quindi sicuramente non degne di un paese civile. Questo problema purtroppo si è acutizzato fortemente lo scorso anno, quando in virtù dell'incidente, insomma, che avvenne circa 7-8 anni fa in provincia di Avellino, quando cadde da un cavalcavia un pullman e purtroppo morirono più di 30 persone, la Procura di Avellino ha sequestrato ad Autostrade per l'Italia un grande numero di guardrail su tutto il territorio, su tutto, diciamo, il tratto autostradale nazionale, e qui nel tratto sud delle Marche, insomma, abbiamo circa 6 viadotti che hanno una mobilità ridotta ad una sola corsia. Questo chiaramente crea grandissimi problemi, grandi ingorghi giornalmente. Addirittura, insomma, siamo diventati l'imbuto del sud delle Marche. E quindi c'è da prendere una scelta importante. Ma vedete, questo deriva sostanzialmente dai no che sono stati detti in passato, perché noi abbiamo nel nord delle Marche la terza corsia che arriva fino al comune di Porto Sant'Elpidio, e poi prosegue, insomma, fino a Milano, Torino o Padova, dipende la direzione che noi intendiamo prendere. Ma qui nel sud delle Marche purtroppo ci furono delle diatribe politiche tra chi si rivedeva tra un arretramento della A14, perché oggettivamente realizzare per conformazione proprio del territorio, perché le Marche, come ben sai, noi siamo sul mare, poi abbiamo la collina che è immediatamente adiacente, ma questa è una peculiarità, diciamo, è un regalo che ci ha fatto la natura, però a livello infrastrutturale, insomma, crea qualche problema. Noi abbiamo questo tratto di autostrada che ha, se ci pensiamo bene, una progettazione che risale agli anni 50, perché fu inaugurata nei primi anni 70, quindi era una progettazione, insomma, che veniva da quegli anni lì. Qui c'è bisogno assolutamente di un investimento, ma soprattutto abbiamo chiesto ad Autostrade, ho chiesto soccorso ai nostri parlamentari di Italia Viva, di capire innanzitutto tecnicamente qual è la soluzione possibile. O una terza corsia sull'attuale tracciato dell'autostrada Adriatica 14, oppure un arretramento nel sud delle Marche, e non dimentichiamoci che questo è un problema che prende in pieno anche il nord dell'Abruzzo, dove stiamo ripartendo dopo il terremoto, stiamo ripartendo dopo il Covid, quindi insomma credo che questo Certo. disagio infrastrutturale dovrà essere superato al più presto. Tra l'altro, i problemi di infrastrutture e viabilità si ripercuotono anche sul turismo, credo, che già è un momento non facilissimo. Com'è la situazione turismo? Ha ripreso? Guarda, il turismo, io, un settore che seguo molto da vicino da tanti anni, anche perché io ero assessore comunale a San Benedetto, diciamo che San Benedetto e Nella Sinigaglia zona, sostanzialmente certo. fanno circa il 30% delle presenze balneari, gira tutto intorno a quello. Noi, guarda, qui possiamo partire dal 2016, dal gennaio 2016, che eravamo proprio nel post-terremoti, perché in questa regione purtroppo
c'è stato su un terremoto, ma da quel maledetto 24 agosto, insomma, abbiamo avuto continuamente scosse fino al 17 gennaio del 2016. Noi lì avevamo un dato drammatico, avevamo meno 72% di prenotazioni turistiche, cioè sembrava, insomma, che in questa regione il turismo non sarebbe più ripartito. Devo dire che all'epoca il governo Renzi, e sempre lì arriviamo sostanzialmente perché è un governo che ci è stato molto vicino in quel periodo, stanziò delle ingenti risorse sia per la ricostruzione, dove poi diremo qualcosina, sia per quanto riguarda il turismo, perché questa è una regione, insomma, che ora nel turismo è uno dei suoi pilastri, diciamo, portanti per l'economia regionale insieme alla cantieristica. Noi facemmo un'operazione di grande sensibilizzazione a livello nazionale ed internazionale, oltre alle fiere su cui partecipavamo, avevamo intensificato, tutti avranno notato, insomma, nelle maggiori trasmissioni televisive nazionali degli spot della Regione Marche, perché noi nella comunicazione abbiamo investito tantissimo, ma ripeto, è stato il governo che ci è venuto incontro, altrimenti quelle operazioni avrebbero avuto dei costi, diciamo, insostenibili per una regione. E noi piano piano, nella stessa stagione 2016 riuscimmo a recuperare gli stessi numeri dell'anno precedente con una lieve flessione dell'1-2%, quasi impercettibile, fino ad arrivare, questo purtroppo è quello che noi vediamo come un'ulteriore penalizzazione, dove ci arrivò una bellissima notizia circa un anno fa, era settembre del 2019, dove ci arrivò praticamente la notizia che la rivista internazionale Lonely Planet aveva dichiarato la Regione Marche come seconda regione al mondo da visitare per interesse turistico, e quindi eravamo la regione best in travel di Lonely Planet, cioè un fregio che tutti i territori al mondo vorrebbero, e fu un riconoscimento, e questo ci diede, insomma, una grande soddisfazione e dovrebbe essere anche un monito per perseguire le nostre politiche turistiche a livello nazionale, non solo a livello locale. Fu molto premiato, insomma, il filone della cultura che noi scegliemmo. Insomma, noi scegliemmo in quegli anni, diciamo, ci fu anche la casualità, insomma, delle ricorrenze. Noi partivamo dall'anno 2018, che era l'anno di Rossini, con il Rossini Festival di Pesaro. Il 2019, che abbiamo celebrato, è stato un successo enorme, che erano i 200 anni dell'infinito di Giacomo Leopardi. Cioè, diciamo, praticamente siamo andati su tutte le cronache mondiali per questi eventi che abbiamo organizzato, e quest'anno, purtroppo l'anno del Covid, erano i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, tant'è che tutte le iniziative, non solo nelle Marche, ma vedevano, insomma, iniziative che parlavano delle Marche anche in città importanti come Roma, Torino, Milano e via dicendo. Purtroppo il Covid questo lo ha fermato. Ora noi stiamo ripartendo non a fatica, devo dare atto agli albergatori e a tutti gli operatori turistici che stanno facendo degli sforzi veramente enormi. Il turismo sta ripartendo, stanno ripartendo, io faccio sempre il discongiuro, insomma, quando si parla di questo, stanno ripartendo anche le prenotazioni nelle ultime settimane, tutte le Marche, insomma, sono pronte ad accogliere i turisti, i dati epidemiologici sono buonissimi, ma soprattutto c'è un sistema di precauzione, c'è un sistema, insomma, di monitoraggio di quelli che potrebbero essere eventuali focolai, molto attento, lo abbiamo visto, due focolai che sono nati nelle Marche sono stati immediatamente stroncati, e speriamo, insomma, che si continui con questa grande attenzione. Ecco, terremoto e Covid, insomma, non ce lo voleva per noi. Infatti, parlando di terremoto, a che punto è la ricostruzione post-sisma? La ricostruzione, io spero tanto, diciamo, nella promessa, nell'impegno che ha preso Italia Viva e che sta portando avanti fortemente con l'onorevole Paga, l'onorevole Boschi, direttamente con Ettore Rosato e con Luciano Nobili e nella commissione infrastrutture. Guarda, Patrizia, noi per semplificare il tutto abbiamo chiesto una cosa semplicissima, ed è quella che, guarda caso, appena nominato, ha chiesto anche il nuovo commissario straordinario Giovanni Legnini, persona, diciamo, molto capace, abruzzese, quindi ha vissuto in prima persona non solo il terremoto del centro Italia, ma anche quello dell'Aquila, che subito ha individuato quella che è la via maestra per arrivare ad una ricostruzione veloce, che è il commissariamento con poteri derogatori al commissario stesso. E per farlo capire a tutti in maniera semplice, per far capire quale potrebbe essere l'efficacia di un provvedimento,
è il modello Expo di Milano che noi perseguimmo nel 2014, perché tutti ricordano che se non fosse intervenuto il governo Renzi all'epoca, l'Expo sarebbe andato a Smirne in Turchia o a Istanbul, o il modello del Ponte di Genova. Quindi due commissariamenti che hanno portato praticamente alla realizzazione di un evento e di un'opera pubblica in pochissimo tempo. Siccome siamo nello stesso paese, questa cosa è fattibile. Io credo che per il sisma del centro Italia servirebbe quello. E guarda, qui si tratta di circa 15 miliardi di euro di risorse, che per questo territorio le risorse sarebbero veramente ossigeno. Quella sarebbe una ripartenza. Non avremmo bisogno neanche dei decreti per il Covid, perché per la Regione Marche quelle risorse sarebbero veramente, darebbero uno sviluppo economico importantissimo. Ecco, quindi Immediato, da arriva devo certo. dire che ecco perché io sono convinto, Patrizia, che quei sondaggi anche nella Regione Marche non ci danno giustizia, ma sono straconvinto, insomma, che i cittadini sapranno apprezzare il lavoro che Italia Viva sta facendo sia a livello nazionale che a livello locale qui nelle Marche. Ed avremo candidature molto interessanti e molto importanti. Poi parleremo delle candidature. Invece un'altra cosa, un tema che a te è particolarmente caro, quello riguardante l'economia verde e la pesca. Che cosa stai facendo? Che cosa si sta facendo per questo? No, veramente mi hai detto un tema molto caro, effettivamente è così, l'economia verde, l'economia blu in particolare, l'economia del mare che insomma nelle Marche è molto sviluppata, semplicemente perché io vengo da quel mondo lì, insomma io vengo da una famiglia che diciamo nei secoli nella storia ha avuto una grande tradizione di pescatori e di marinai, quindi è un mondo che mi ha sempre affascinato, un mondo molto particolare, ricco, ricchissimo come l'agricoltura, di storia e di cultura. E quindi insomma io ho iniziato a fare politica con questi temi. Le Marche, come tutto il nostro paese, da quel punto di vista, noi abbiamo delle risorse straordinarie. Vedete, a me piace girare il mondo, piace molto viaggiare. Ci sono posti fantastici nel nostro pianeta, uno più bello dell'altro. Però se alla fine dobbiamo insomma guardare le peculiarità che ha l'Italia, che abbiamo noi, ma anche rispetto ai paesi del Mediterraneo a noi vicini, sono caratteristiche naturali di straordinario valore, non parliamo poi di arte e cultura. Cioè, ad esempio, noi nel nostro paese abbiamo una biodiversità che è straordinaria, cioè una biodiversità che cambia sia i prodotti ittici sia i prodotti della terra da chilometro a chilometro. E questo è un aspetto assolutamente da valorizzare. Noi come Regione Marche abbiamo fatto tanto in questo, abbiamo fatto tanto per quanto riguarda la tutela del mare. Siamo stati, e di questo siamo orgogliosissimi, la prima regione in Italia a varare una legge per rendere tutte le spiagge, tutti i circoli velici, nautici, insomma tutto ciò, tutto quello che ruota intorno al mare, plastic free. Noi, oltre che vietare la vendita di plastiche non biodegradabili, diamo degli incentivi a tutti quegli attori che vanno dai pescatori fino ai circoli nautici, fino a chi pratica la pesca sportiva, praticamente di essere incentivati se fanno operazioni di recupero in mare, perché noi oggi abbiamo un grande problema lì, Patrizia. Il problema della plastica in mare non è solamente il problema della plastica che noi non dobbiamo più scaricare in mare, ma il problema è la plastica che già c'è. E proprio qui nelle Marche è nato uno studio della dottoressa Martina Capriotti dell'Università di Camerino, che è stato premiato a livello nazionale dal National Geographic, che ha fatto una ricerca sulle microplastiche e ha dimostrato come queste microplastiche nel tempo, plastiche che diventano piccoli, diciamo, microparticelle, che entrano nella catena alimentare della fauna marittima. Quindi un problema enorme che noi abbiamo, ripeto, non solo non praticamente fare in modo che la plastica vada in mare, ma anche recuperarla. Altra cosa che abbiamo fatto è una legge sull'ittiturismo, anche qui siamo stati tra i primi insieme a Liguria e Sardegna, praticamente nel settore ittico con una licenza di pesca, quindi i pescatori potranno fare quello che gli agricoltori fanno in agricoltura. Per semplificare lo paragoniamo così. Quello che oggi è un agriturismo, dove oltre diciamo ad avere il tuo appezzamento di campagna, di orto, le tue coltivazioni, in particolare le aziende vitivinicole hanno fatto dei progetti bellissimi da questo punto di vista, puoi fare anche ristorazione, somministrazione e ricettività. La stessa cosa potranno fare i nostri pescatori. Pensate quando sono belli i nostri borghi marinari, non solo nelle Marche, ma in tutta Italia. Quindi chi ha una licenza di pesca, che fa pesca in mare,
può con la sua imbarcazione organizzare escursioni con i turisti e rientrare la sera nei luoghi che sono i borghi marinari, che un tempo diciamo erano la vita proprio per queste famiglie che vivevano di pesca, possono alloggiare, possono praticamente fare somministrazione in queste strutture. Quindi questa è la classica multifunzionalità di un settore che in agricoltura ha funzionato e noi ci auguriamo e siamo certi che funzionerà anche nella pesca. E c'è una cosa innovativa, non è che siamo i più bravi di tutti, ma l'abbiamo fatto per primi. Abbiamo fatto un articolo sulla legge dove noi premiamo quelle aziende che in joint venture creano aziende agricole, aziende ittiche, praticamente riescono a dare un'offerta a 360 gradi perché, come ripeto, la nostra regione si presta proprio a questo, in quanto dal mare alla collina, proprio la collina, diciamo, parliamo proprio di collina, di campagna, ci sono pochissimi minuti di percorrenza con l'automobile. Ecco, questo è quello che poi, se vogliamo dire due parole sulla cantieristica, che ci sta dando grandi soddisfazioni, possiamo dire qualcosina anche su quello. È vero. Invece, passando alla politica e alle prossime elezioni regionali, Italia Sì. Viva correrà in una coalizione, correrà in una lista? Italia Viva correrà in una coalizione col centro-sinistra. Questo noi lo abbiamo detto, non abbiamo avuto diciamo, qualche difficoltà nel formare la coalizione, tant'è che noi avevamo chiesto una grande discontinuità, soprattutto dopo quei passaggi a vuoto che c'erano stati in particolar modo sul terremoto e sulla sanità. Quindi oggi purtroppo la politica è molto, molto mobile, quindi abbiamo chiesto un progetto di discontinuità. E noi appoggeremo il candidato del centro-sinistra che è l'attuale, tra poche settimane, insomma, perché finirà il suo secondo mandato, ex sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, che è stato anche presidente regionale del Lanci Marche. Una persona che conosco molto bene, molto valida da un punto di vista amministrativo e molto amata anche dai sindaci della Regione Marche, fu molto attivo anche nelle vicende del terremoto. Ma noi qui abbiamo una situazione che è un po' una situazione nazionale, un centrodestra molto populista ed abbiamo degli esempi molto negativi delle realtà locali che loro amministrano, città sostanzialmente rispetto a quelle amministrate da noi, città che non hanno avuto uno sviluppo importante negli ultimi anni nonostante congiunture favorevoli, ma soprattutto quella nelle Marche, diciamo, non sarà una coalizione di centrodestra, ma è una coalizione di destra-destra, insomma, quella che si opporrà a noi. Certo. Farsi dire che il candidato Francesco Acquaroli, non me ne voglia, ma io lo ritengo un episodio molto grave, nel mese di ottobre scorso, meno di un anno fa, ha partecipato ad una cena dove praticamente veniva ricordata la marcia su Roma, una cena organizzata da Fratelli d'Italia, che è il suo partito. Questa cena andò alle cronache nazionali, che è cosa grave. Certo. Insomma, che poi vedete, non serve essere d'Italia Viva o meno, ma l'antifascismo è un valore in questo paese, tant'è che noi l'abbiamo messo proprio tra le prime righe dell'atto costitutivo di Italia Viva. Beh, in quel luogo dove loro stavano ricordando la marcia su Roma, che tanti drammi e lutti ha portato poi alla nostra gente, al nostro paese, beh, nemmeno 800 metri da quel luogo, i nazifascisti, durante lo sfollamento, fece un esilio dove morirono più di 30 persone, tra cui incendiarono un'abitazione con all'interno una bambina di 11 mesi. Ecco, noi crediamo che questa è una cosa gravissima, perché non solo il candidato, ma c'erano anche, diciamo, altri amministratori importanti. E, guarda, questo, insomma, per carità, io non voglio giudicare poi le persone, però è un atto che secondo me non andava fatto, perché i valori della nostra Costituzione non sono derogabili. E non sono, insomma, soprattutto quei valori che riguardano la prima parte della nostra Costituzione, non possiamo assolutamente né derogarli, ma neanche svilirli in questo modo, perché un'azione di quella è uno svilimento dei nostri valori costituzionali. Quindi, ecco, far governare una regione da quello poi, insomma, poi avremo modo in campagna elettorale di parlare. Noi siamo forti del governo dei nostri territori. Vedete, la situazione congiunturale è molto diversa da 5 anni fa, dove prendemmo solo il Partito Democratico, a cui io allora appartenevo, mi candidai col Partito Democratico, prendemmo oltre il 40% a livello nazionale. Ma ora, insomma, la situazione è sostanzialmente cambiata. Però ecco, siamo una di quelle regioni dove stiamo con il centro-sinistra e purtroppo sono i 5 Stelle che secondo me rischiano di destabilizzare un po' il panorama politico perché sono
non dico che stanno precipitando, ma avranno una flessione molto, molto importante, non credo, e non lo so come influirà, insomma, sull'affermazione dei due blocchi di centrodestra e centrosinistra. Però noi, Patrizia, avremo candidati molto forti e vedrai che avremo anche delle bellissime sorprese qui nelle Marche. Mi piace il tuo ottimismo e grazie Fabio, ma io direi Grazie che a te, Patrizia. dobbiamo rincontrarci ancora nelle prossime settimane per capire, magari veniamo noi a trovarti lì in campagna Magari, elettorale, potrebbe essere interessante. certo, possiamo fare delle dirette molto interessanti anche dai luoghi di interesse, dai nostri porti, dalle nostre campagne, dalle nostre aziende, dalle Infatti. nostre imprese, dai nostri centri culturali e associativi, che nelle Marche ce ne sono tanti. Ecco, questa è una bellissima idea, Patrizia, anzi, sei già invitata quando vuoi nelle Marche, tutte le volte che vuoi possiamo registrare nelle Marche. Questo potrebbe essere interessante, poi vediamo come va avanti questa campagna elettorale e comunque ti ringrazio, ringrazio chi ci ha seguito fino a qui. Buona serata a tutti. A domani. Buonasera, grazie.